che non avevano mai cessato di seguire da vicino gli avvenimenti, cominciarono a incontrarsi sempre più di frequente e a precisare le idee ricostruttive della patria. Su quelle idee e sulla tradizione del Partito Popolare nacque un nuovo partito che aveva per simbolo lo scudo crociato, la Democrazia Cristiana. Gli italiani compresero il significato di questo partito, che fu subito accolto come un grande partito nazionale in cui potevano riconoscersi larghi strati della popolazione di tutte le classi sociali. La prima campagna elettorale, dopo 20 anni in cui al popolo si era chiesto soltanto di credere, obbedire e combattere, fu accolta festosamente. Era un popolo nuovo quello che andava alle urne, ritemprato dal sacrificio e dalle sofferenze. La guerra aveva aperto gli occhi agli italiani e aveva insegnato a rifiutare la demagogia e la retorica. La Democrazia Cristiana, nel suo primo congresso, si era pronunziata per la Repubblica e questa sua scelta fu anche la scelta felice della maggioranza degli italiani nel referendum del 2 giugno 1946. Quando l'Italia? Dalla ricostruzione al miracolo italiano. Bentrovati, il nostro studio si è popolato, abbiamo i nostri ospiti e saluto la dottoressa Flavia Piccoli Nardelli, segretario generale dell'Istituto Luigi Sturzo, dai cui preziosi archivi proviene il filmato che abbiamo appena visto, e saluto il professor Agostino Giovagnoli, storico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Saluto i nostri giovani e saluto nuovamente Gabriella. Ben trovato Francesco. Abbiamo visto in questo filmato quello che si definisce un popolo nuovo. Siamo all'inizio della ricostruzione, abbiamo visto le macerie della guerra. Un popolo nuovo e una nuova offerta politica per ricostruire il paese. E vorrei subito chiedere alla dottoressa Nardelli a chi si rivolge la Democrazia Cristiana, questo nuovo partito. Questo nuovo partito che viene presentato nel filmato nel suo esordio, nel momento in cui nel 1943 De Gasperi raccoglie un gruppo di giovani intorno a sé ed elabora, in un momento ancora di grande insicurezza su quello che sarà il futuro, le linee di un'idea di partito diverso da quello che era il Partito Popolare, che era stato il Partito Popolare, ma nello stesso tempo in continuità con i valori del Partito Popolare. La differenza più grande, lo sappiamo, è che il Partito Popolare era stato un partito di élite, la Democrazia Cristiana sarà un partito di massa. Ecco, appunto, rivolgersi a tutti e soprattutto rivolgersi a quelle categorie che escono spaesate dalla guerra che ha distrutto l'Italia. Professor Giovagnoli, chi sono, insieme a De Gasperi, già abbiamo dedicato una puntata di questo nostro itinerario sull'Italia della ricostruzione e del miracolo ad Alcide De Gasperi, chi sono gli altri uomini politici, gli altri italiani di diverse generazioni che si radunano intorno a questo leader? Ma appunto sono politici di diverse generazioni, perché da una parte abbiamo gli esponenti del Partito Popolare, i compagni di De Gasperi nell'esperienza del prefascismo, abbiamo Spataro, Gronchi e tantissimi altri che sono appunto con lui, ma dall'altro lato abbiamo invece i giovani che poi verranno definiti un po' impropriamente dossettiani dal nome di uno dei più famosi esponenti, ma accanto a lui ricordiamo Fanfani, ricordiamo soprattutto La Pira, che è un personaggio di grande spessore intellettuale e religioso, Lazzati e così via, e quindi la capacità di De Gasperi di mettere assieme due mondi che erano profondamente diversi. Ecco, a proposito di giovani, darei la parola a Gabriella e ai nostri ragazzi. Sì, Francesco, intanto io ve li voglio presentare questi ragazzi, perché è una folta rappresentanza studentesca, sono studenti universitari, vengono da varie facoltà, scienze politiche, giurisprudenza, lingue, economia e commercio, e sono particolarmente contenta di essere seduta qui dalla loro parte, Francesco, perché se questa riflessione sul nostro passato recente ci riguarda, riguarda soprattutto loro. E quindi loro fanno un po' da ponte tra passato e presente e hanno subito delle domande. Sì, io la domanda che volevo porre alla dottoressa Nardelli era: quali erano gli italiani che si rispecchiavano nel pensiero del partito della Democrazia Cristiana? Ma stavamo dicendo prima che la Democrazia Cristiana si pone come un partito interclassista, che raccoglie le donne, raccoglie i giovani, raccoglie strati sociali e ceti sociali diversi, raccoglie anche quei ceti medi
che erano stati in fondo i sostenitori del fascismo visto come un partito d'ordine e che la Democrazia Cristiana riesce, e De Gasperi in particolare, riesce a trasportare in un progetto politico invece democratico. Questo mi sembra estremamente importante per capire quello che poi sarà il futuro dell'Italia di quegli anni. Quali erano i rapporti che la Democrazia Cristiana aveva con tutti gli altri partiti? Il partito della Democrazia Cristiana, come dice il nome, aveva molto chiaramente un'ispirazione cristiana e anche, bisogna dire, un rapporto piuttosto importante con la Chiesa, con l'istituzione ecclesiastica, anche se questo non impedisce a questo partito di essere un partito laico. E tuttavia è significativo che questo partito, anzitutto grazie a De Gasperi, abbia sempre sentito il bisogno di un governo in collaborazione con altri. Nella primissima fase, dal 45 al 47, questi altri sono i grandi partiti di massa, quindi il Partito Socialista e il Partito Comunista. Poi, per un periodo molto più lungo, diventano invece altri. Questi interlocutori sono partiti piccoli, diciamo così, ma molto importanti perché rappresentano la tradizione laica e risorgimentale, come il Partito Liberale, il Partito Repubblicano e il Partito Socialdemocratico. Ecco, è molto importante come si costruisce questa offerta politica per la nuova Italia. Gli italiani erano stati per 20 anni intruppati in un partito unico e immediatamente invece abbiamo lo sviluppo di tutte le varie sensibilità che concorrono liberamente e nelle elezioni del 1946 si comincia a stilare una prima gerarchia tra le forze politiche. La Democrazia Cristiana ottiene immediatamente la maggioranza, quella che si chiamava la maggioranza relativa, cioè circa il 35% dei voti. Questo significa una capacità di aggregazione del partito. Questo credo che sia forse la caratteristica fondamentale e anche in qualche modo la caratteristica nuova della stessa Democrazia Cristiana. Ma io direi di entrare più direttamente nella struttura e nel programma di questa nuova forza politica, cioè appunto della Democrazia Cristiana, e vedere quali sono le idee fondamentali proposte all'Italia. Lo facciamo con un nuovo filmato che proviene sempre dagli archivi dell'Istituto Sturz. Alla guida del nuovo Partito Democratico Cristiano, sorto come forza popolare nel periodo fra la Resistenza e la Liberazione, è stato posto Alcide De Gasperi. Colui, che sarà poi chiamato il ricostruttore del paese, enuncia subito con chiarezza il programma del partito. Non vogliamo la conservazione né la rivoluzione, ma l'evoluzione nella solidarietà di tutte le classi e di tutti i ceti della nazione. Precisava Gonella al primo congresso democristiano di Roma che il partito vedeva nella Costituzione il presidio di 4 categorie di libertà: religiose, morali, politiche ed economiche. E dopo il ventennio fascista, il popolo italiano torna alle urne per decidere fra monarchia e repubblica e per eleggere l'assemblea costituente. Il voto è chiaro. Il 2 giugno del 1946 viene proclamata la Repubblica. Ecco, vorrei sottolineare di questo altro prezioso filmato che ci dimostra quando l'Italia si attrezzava per ripartire questa idea delle 4 libertà tra loro coordinate, cioè l'idea che l'offerta politica deve essere un'offerta politica adeguata e nello stesso tempo deve essere un'offerta politica coerente. Professor Giovagnoli, quanto conta l'ispirazione cristiana all'interno di questa idea di libertà e di democrazia? Conta molto. Chiaramente la Democrazia Cristiana si pone il problema di riportare la democrazia e la libertà politica che era stata per 20 anni annullata in Italia, ma lo fa con una curvatura particolare, e cioè collegando l'idea di libertà all'idea di responsabilità. Come diceva la Pira, la libertà deve essere per qualche cosa, non è una libertà come pura affermazione dei propri diritti, peraltro ovviamente fondamentali, ma una libertà che si pone in questa prospettiva. E qui c'è veramente una tradizione cristiana, cattolica molto forte, direi addirittura si riprende la tradizione rosminiana, ottocentesca, diciamo che di fatto troviamo anche nella prima parte della Costituzione
che in effetti è pervasa di questa ispirazione cristiana. Vorrei tornare con la dottoressa Nardelli a questo momento fondativo della Democrazia Cristiana. Come questa idea delle libertà viene strutturata anche attraverso il contributo di diverse personalità? È molto interessante andare a vedere come in quel momento, su queste idee ricostruttive, poi lavora tutto il gruppo che a Camaldoli riprende questo discorso delle libertà economiche, delle libertà politiche. Sono i giovani come Paronetto, come Vanoni, come Saraceno che lavorano su questi temi. E noi abbiamo in istituto l'archivio, per esempio, di Paronetto, che era un giovane funzionario dell'IRI, che è mancato giovanissimo, ma che è stato all'origine di questi lavori. Camaldoli naturalmente si rifaceva al codice di Malin del 27, che era altra cosa, ma che doveva riprendere i temi della giustizia sociale e trovare nuove formule adeguate ai tempi e alla stagione. Ecco, tutta questa grande tradizione, diciamo così, del pensiero sociale cristiano, che però poi viene raccolta, viene coordinata, viene inserita in un progetto politico e poi la cosa fondamentale viene posta al vaglio degli elettori. E qui abbiamo due tornate elettorali incalzanti in cui la Democrazia Cristiana appunto si propone agli italiani. Vediamo questo contributo e poi cercheremo anche appunto insieme ai nostri giovani di analizzarne i motivi fondamentali. Gli italiani tornano alle urne il 18 aprile del 1948. La Democrazia Cristiana, che ha Piccioni alla segreteria del partito, sfiora la maggioranza assoluta dei suffragi popolari e supera la maggioranza dei seggi alla Camera. Ha la forza sufficiente per governare da sola, ma anche in questa occasione De Gasperi resta fedele ad un'altra sua scelta di fondo, la collaborazione con i partiti democratici, di tradizione risorgimentale e socialista. Al popolo italiano, per questo atto di fede, nei destini della patria che furono le elezioni. Sarà questo il viatico per il lungo cammino della ricostruzione su cui vogliamo e dobbiamo marciare. Un primo risultato significativo lo si ha già alla fine del 1950. Si costruiscono alloggi per i lavoratori con una spesa giornaliera di 200 milioni. La produzione industriale è superiore del 35% a quella del periodo prebellico. Si vara la riforma agraria, che spezza il latifondo improduttivo e crea migliaia di nuovi proprietari. Penuria di case, di strade, di strumenti di lavoro, di scuole e di assistenza sanitaria facevano dei contadini la categoria più abbandonata specie dove sopravviveva il feudo incoltivato. Si cominciano a vedere i frutti di questa scelta, si cominciano a vedere i frutti di questa offerta fatta agli italiani. Ma credo che i nostri giovani, Gabriella, abbiano diverse curiosità su questo momento fondativo, la scelta e l'impegno. Perché, diciamo, è un momento di grande speranze. Gli italiani hanno votato le donne. Noi adesso questo lo consideriamo scontato, ma allora non lo era affatto. Le donne cominciano a incidere in politica anche con considerevole ritardo. Dunque, dottoressa Nardelli, mi piacerebbe sapere da lei, no? Se questo partito nuovo che si definisce in questi anni riesce davvero ad agganciare il mondo femminile e, insomma, sostanzialmente piace alle donne italiane del dopoguerra la Democrazia Cristiana. Le donne italiane del dopoguerra portano un contributo notevole alla Democrazia Cristiana. Invito tutti i nostri telespettatori a vedere nel nostro portale le interviste che abbiamo fatto in varie regioni italiane a 50 rappresentanti della Democrazia Cristiana di età diverse, di epoche diverse, di ruoli, con ruoli diversi. Ci sono delle testimonianze che sono addirittura commoventi per l'impegno che dimostrano, per il modo nuovo anche di intendere la politica, per questa percezione per cui politica è ascolto,
è ascolto delle esigenze delle persone, è tentativo di risolvere i problemi, è entrare nella vita concreta. Ci sono dei pezzi straordinari, non posso dimenticarmi uno in cui questa donna dice, era un assessore comunale o qualcosa del genere, dice abbiamo portato tante donne a vedere il mare, e dando la dimostrazione di che cosa era la vita appunto di un paese soprattutto contadino come era quello italiano, in cui le donne erano spesso la parte più sacrificata e che improvvisamente comincia ad avere dei ruoli, a rendersi conto che può incidere. Quindi delle cose che sono molto belle, direi. Bene, c'è un'altra donna qui con me, siamo un po' in minoranza in questo studio, però c'è Alessandra. Volevo chiedere alla dottoressa Nardelli, proprio vista questo nuovo coinvolgimento delle donne all'interno della vita politica, quali sono le figure femminili che hanno avuto un maggior rilievo all'interno proprio del partito? Ma ce ne sono parecchie. E io devo dire che in questo momento ricordo con grande affetto anche Maria Eletta Martini, che è stata una donna straordinaria, oppure Tina Anselmi, oppure Rosetta Iervolino, che ha svolto e continua a svolgere ruoli importanti. Hanno portato tutte un loro contributo. Da alcune zone della Sardegna in cui appunto le donne si sono preoccupate, alcune donne che hanno avuto dei ruoli specifici si sono preoccupate di fare grandi battaglie perché le donne potessero insegnare filosofia, per esempio, o essere magistrati. Sono delle cose ovvie oggi, non lo erano, sono state delle battaglie condotte per riuscire ad avere questi riconoscimenti. Ecco, devo dire che queste sono state le donne più importanti, quelle che abbiamo ricordato, ma anche quelle che hanno militato, che hanno svolto dei ruoli nella vita periferica del partito, hanno sicuramente avuto un grande ruolo. Vorrei adesso chiamare in causa Agostino Giovagnoli a proposito dell'evoluzione politica di questi anni, dal 1948 al 1953. Naturalmente c'è la questione della attuazione della Costituzione e poi anche il passaggio nel sistema politico, appunto, dal governo di De Gasperi, che finisce nel 1953, ad una nuova e diversa stagione politica. Ma appunto quali sono le principali realizzazioni in questo processo di attuazione della Costituzione di cui il governo De Gasperi si fa carico appunto all'indomani del 1948? Ma direi che De Gasperi ha avuto il merito di difendere la Costituzione in una stagione difficile come quella della Guerra Fredda, che tutto sommato spingeva per una diminuzione degli spazi di democrazia. De Gasperi ha combattuto il comunismo a viso aperto e tuttavia lo ha fatto sempre con grande attenzione a salvaguardare il metodo democratico. E direi che qui c'è un grande merito dei partiti di quella che oggi viene chiamata la Prima Repubblica, cioè che si sono combattuti fra di loro, ma sempre con grande attenzione a mantenere il rispetto, come dire, per le regole di fondo, quindi un'unità nella diversità, chiamiamola così, ripeto, anche nei momenti più difficili. La Costituzione era una grande novità nel 48 e direi che è stato fisiologico che l'attuazione della Costituzione abbia richiesto del tempo, anche perché era una Costituzione programmatica, diciamo. Il processo stesso di redazione della Costituzione è stato un processo lungo per garantire la massima convergenza e quindi anche il processo di attuazione sarà altrettanto lungo. Però l'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione, che sono quelli di una democrazia aperta alla società, che promuove le forze sociali, che promuove le persone, si trovano già in alcune importanti realizzazioni che abbiamo visto anche nel nostro filmato, la riforma agraria, per esempio, la riforma fiscale, tutta una serie di provvidenze che cercavano in qualche modo di sintonizzarci verso questa idea di una democrazia aperta alla promozione sociale. Cosa che non si sviluppa soltanto in Italia, ma accomuna i diversi paesi che insieme stringono questo patto europeo che comincia a delinearsi proprio in questi anni, tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50. E io allora inviterei a trarre, sempre dalla preziosa cineteca dell'Istituto Sturzo, un altro
filmato che appunto ci proietta in questa altra dimensione, quella di un'Europa cui l'Italia, anche l'Italia, guarda proprio in questo processo di costruzione della democrazia. L'11 maggio 1954 a Parigi, proprio nella stessa sala che aveva visto l'Italia nella persona del suo presidente del Consiglio De Gasperi messa in stato di accusa, proprio nella stessa sala De Gasperi fu acclamato presidente della CECA, il primo organismo comune europeo di una futura Europa senza più barriere né divisioni. Pensate, dopo 9 anni dalla guerra, un italiano, De Gasperi, è il più eminente cittadino della futura Europa unita. Le resistenze nazionali apparivano vinte e così, nell'anno successivo, i governi delle stesse nazioni firmarono il trattato che istituiva la Comunità Europea di Difesa. L'idea veniva ancora da Monnet ed era motivata dalla prevenzione dei timori di fronte alla ricostruzione dell'esercito tedesco, oltre che della maggiore autonomia europea in campo militare. Nonostante il ruolo promotore della Francia, il trattato non venne ratificato dal Parlamento francese nell'agosto 1954. La creazione di una comunità europea di difesa rimase solo nelle intenzioni. Venne meno, per il momento, anche il disegno collegato di una comunità politica europea che De Gasperi aveva particolarmente a cuore. Il leader italiano non ebbe modo di conoscere il destino della comunità a cui tanto teneva. Morì 11 giorni prima della mancata ratifica francese della CED. Nel Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana a Napoli nel giugno del 54, tutti i suoi compagni, seguaci e collaboratori ascoltarono da lui, riconosciuto come il capo spirituale del Partito Democratico Cristiano, il suo ultimo discorso, che doveva essere la perenne guida della democrazia cristiana e insieme il suo testamento politico. Amici, la comunità europea vuol dire la pace assicurata tra la Francia e la Germania. Vuol dire una modesta ma permanente funzione dell'Italia nel concerto europeo. Vuol dire l'apertura al mercato comune di lavoro e il graduale accesso alle comuni risorse. Vuol dire, se non la fine, certo la compressione degli egoismi nazionali e la liberazione delle energie popolari. Di se stesso disse solo questo: di non poter ormai avere altra ambizione che quella di finire in pace dopo tanto travaglio i suoi giorni. Piano Vanoni, che indicava a grandi linee le iniziative necessarie per sconfiggere la disoccupazione e sanare gli squilibri fra nord e sud, fra città e campagna. La sua realizzazione richiedeva l'appoggio di sempre più larghe masse popolari, dei sindacati e degli enti locali. Fu allora che si cominciò a parlare di apertura a sinistra. I tempi però non erano maturi, i socialisti erano troppo legati ai comunisti e ci vorrà l'eroica rivoluzione ungherese per aprire a Nenni gli occhi sulla realtà. Il 1954 è un anno di snodo. Abbiamo visto la proiezione europea, fondamentale nella ricostruzione e nel miracolo italiano, cioè il soggetto di questo nostro itinerario sull'Italia. È un momento importantissimo anche dal punto di vista della politica italiana, perché appunto al congresso di Napoli della Democrazia Cristiana si volta pagina, si passa dal tempo di De Gasperi alla seconda stagione nella storia del partito. Qui abbiamo trovato citato una persona poco nota al grande pubblico, Vanoni. Molti telespettatori sicuramente lo ricorderanno perché la dichiarazione dei redditi un tempo non si chiamava Unico 730, ma si chiamava Vanoni, semplicemente dal nome del ministro delle finanze. Ma appunto, accanto all'impegno per le riforme, c'è anche questo altro passaggio, e cioè l'idea di coinvolgere anche altre forze politiche nel governo del paese. Ma, come diceva il filmato, i tempi non sono maturi. Professor Giovagnoli, ci spieghi un po' questa complessa dinamica. Da quale alleanza partiamo e quali ipotesi di alleanze politiche si stanno configurando a partire appunto da questa data chiave? Non dimentichiamo che è anche l'anno 1953 in cui muore un certo Giuseppe Stalin. Sì, certamente il periodo De Gasperiano è stato caratterizzato prevalentemente dalla cosiddetta formula del centrismo, che era la indicazione di un'alleanza fra la Democrazia Cristiana e gli altri partiti laici. È interessante che per De Gasperi era una formula dinamica, cioè non erano, come dire, staticamente legati fra di loro questi partiti, ma a seconda del progetto. Per esempio
il rapporto con i repubblicani e i socialdemocratici si accentua nel momento in cui De Gasperi vuole varare la Cassa del Mezzogiorno, la riforma agraria, le riforme sociali, eccetera. Benissimo, da tutto questo, dopo la svolta del 1953, si passa invece a una stagione, diciamo così, di lunga transizione, perché i numeri in Parlamento rendono difficile questa alleanza e soprattutto si sta muovendo un po' tutto, appunto la morte di Stalin sta portando alla cosiddetta coesistenza pacifica, insomma a una dinamica internazionale che poi culminerà nei primi anni 60. E in questa fase l'Italia è incerta, è un'Italia che cresce, un'Italia che si modernizza, ma è anche un'Italia che è molto tentata da una parte di essere risucchiata dalla proposta comunista o invece dalla proposta, diciamo così, neofascista che si richiama all'eredità del ventennio precedente. Grazie Agostino Giovagnoli, sono passaggi piuttosto complessi perché la politica italiana diventa molto complessa già a partire dal 1953-1954. Vediamo ora come cerca di intervenire in questa complessità un altro dirigente della Democrazia Cristiana, quello che in qualche modo prende il posto alla guida del partito dello stesso De Gasperi, e cioè Amintore Fanfani. È un contributo d'epoca, 1958, e ci caliamo nel linguaggio della politica del tempo. Il 12 aprile la Democrazia Cristiana da Roma ha lanciato il suo programma d'azione per i prossimi 5 anni. Oggi, quale segretario politico della Democrazia Cristiana, riassumo per un più vasto pubblico i propositi con i quali ci presentiamo all'elettorato. Il 25 maggio gli italiani andranno a votare per eleggere i deputati e i senatori della terza legislatura. È bene quindi che ogni elettore sappia quello che il maggior partito italiano ha fatto e quello che si propone di fare. Malgrado l'incerto voto del 7 giugno 1953, e i successivi 5 anni difficili, la Democrazia Cristiana non è mai venuta meno ai suoi impegni. Non pochi ostacoli alla nostra azione furono creati da quei partiti, che pure si erano impegnati durante la campagna elettorale del 1953 a sostenerci, e per questo ottennero anche voti. Ma i governi a guida democristiana, malgrado le difficoltà, sono riusciti a riportare Trieste e l'Italia. Hanno ottenuto l'ingresso dell'Italia all'ONU, hanno promosso l'articolazione dei trattati di Roma per l'integrazione dell'Europa. I progressi della produzione, d'altro canto, sono stati notevoli. La sicurezza sociale è aumentata, il bilancio statale si è avviato parecchio. Ora la Democrazia Cristiana vuole dichiarare apertamente anche quello che intende fare nei prossimi 5 anni. I partiti che sanno di non poter andare al governo promettono facilmente la luna e mille altre cose, anche per far colpo sugli elettori ed ottenere voti. La Democrazia Cristiana, che è al governo e certamente sarà ancora in futuro al governo, deve invece presentare un programma fattibile, concreto, serio. Questo programma è stato composto sulla base di migliaia di indicazioni venute da tutte le sezioni della Democrazia Cristiana. È stato poi elaborato da un comitato di 102 persone, scelte tra le più rappresentative del Paese in ogni settore. La direzione della Democrazia Cristiana lo ha sottoposto quindi al Consiglio Nazionale e da me lo ha fatto illustrare il 12 aprile a Roma ad un'assemblea di tutti i candidati democristiani per le elezioni del 25 maggio. Il 13 aprile, domenica, su tutte le piazze d'Italia gli oratori della DC hanno illustrato il programma ai cittadini. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Senatore Adonezzoli, lo ha illustrato a Firenze. Ogni illustrazione si condensa attorno allo slogan «Nuovi progressi senza avventure». Siamo in un mondo lontanissimo da noi, il mondo del partito fortemente strutturato, un partito che, come abbiamo sentito, dice Fanfani, è condannato a governare. Dottoressa Nardelli, come si struttura questo partito? Qual è la vita interna così articolata e complessa, l'abbiamo visto dal filmato, di questo partito? Diventa un partito pesante, un partito organizzato. Un partito che al centro e in periferia ha una struttura precisa, degli organi che funzionano e anche, devo dire, una grande dialettica.
Abbiamo, oltre alle carte in istituto, oltre alle carte della Democrazia Cristiana, quindi quelle della direzione nazionale, dei congressi, dei segretari politici, eccetera, abbiamo raccolto anche in periferia 40 dei 90 comitati provinciali secondo cui era organizzata la struttura del partito. Sono carte estremamente interessanti. Abbiamo cercato di raccoglierle, di riordinarle, di lasciarle nei luoghi di provenienza perché ci sembrava corretto e oggi la rete consente di dialogare con queste carte anche quando sono lontane. Sono molto interessanti perché in ogni comitato provinciale c'è una vita e un dibattito, per cui l'impressione è comunque che fossero convinti davvero di poter incidere su quella che è la decisione che si prende al centro. Quindi questa dialettica e questa vita politica vera, devo dire che in questi anni c'è, è molto presente. Concludiamo questa nostra lunga performance sugli anni 50, sempre con un filmato proveniente dall'Istituto Sturzo che ci dice un po' delle realizzazioni e ci fa un po' anche la storia politica, una storia complicata, ma l'Italia è complicata e quindi deve essere rappresentata in maniera articolata e complessa. Anche in campo internazionale il progresso dell'Italia è evidente. Trieste torna all'Italia. Siamo ammessi all'ONU e usciamo così, in forma definitiva, dall'isolamento internazionale. Con la firma del Trattato di Roma facciamo la scelta definitiva a favore dell'Europa Unita. Eletto alla presidenza della Repubblica, può presentare al Congresso americano, durante il suo viaggio negli Stati Uniti, un'Italia ben diversa da quella che i militari americani avevano conosciuto tra il 43 e il 45. Non mancano tuttavia in questi anni le difficoltà, specie in politica interna. La Democrazia Cristiana avverte la responsabilità di assicurare un governo al Paese nonostante che la ricerca di alleanze stabili si faccia sempre più difficile. Pella, Scelba, Segni, Zoli, Fanfani, ancora Segni e Tambroni sono presidenti del Consiglio che si susseguono alla testa dei governi di coalizione o monocolori. La Democrazia Cristiana resta fedele alla sua ispirazione primaria di consolidare il regime democratico e le libere istituzioni e di allargarne la base popolare. I partiti democratici ritrovano la coesione necessaria a governare un paese sulla via del progresso. L'incarico viene affidato a Fanfani, il cui governo esclude i comunisti, i fascisti e quei socialisti che applaudirono l'ingresso dei carri armati russi a Budapest. Il nuovo governo, sotto l'impulso del suo intelligente presidente, vara un programma di profonde iniziative e riforme. Siamo a metà della legislatura. Pur in mezzo alle difficoltà politiche, l'Italia ha camminato. La bandiera che abbiamo visto sventolare è la bandiera delle Olimpiadi. Le Olimpiadi del 1960 che segnano uno spartiacque. Il boom economico, il miracolo italiano si è ancora una volta mostrato un po' a tutti i paesi nell'appuntamento olimpico. Sta cominciando anche una nuova stagione politica, la stagione del centro-sinistra. Vorrei chiedere ai ragazzi di intervenire molto brevemente perché dopo poi entreremo compiutamente nel capitolo proprio del centro-sinistra. Una domanda per i nostri ospiti. Sì, noi adesso intanto stiamo riflettendo sul fatto che il Partito Socialista, il partito più antico insomma italiano, salvo la breve esperienza no, dell'Unità Nazionale, era rimasto sempre fuori e adesso è un momento, una stagione epocale questa. Io volevo chiedere al professor Giovagnoli come la vivono gli italiani, cioè che speranze suscita questo momento, questo passaggio? Ma certamente sembra il punto di arrivo di un percorso tormentato politicamente che però ha corrisposto a una crescita impetuosa della società italiana. Allora includere i socialisti nel governo significa in qualche modo chiudere quella lunga stagione in cui i socialisti sono stati alleati dei comunisti e quindi anche subalterni a un progetto irrealizzabile sostanzialmente, quindi recuperare energie nuove in una dinamica che mette insieme cattolici e non cattolici, appunto la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, per un'Italia nuova, più moderna
Faccio un esempio, nasce in questi mesi, prima ancora che sia formato il centro-sinistra, la Commissione Antimafia, la Commissione Nazionale Antimafia. Ecco, è un segno anche questo di una società che vuol prendere definitivamente le distanze da un'aggregazione delinquenziale come quella della mafia, tollerata molto a lungo, e quindi un'Italia che vuole essere moderna e un'Italia, diremmo oggi, in cui la società civile comincia ad emergere con forza. Grazie Agostino. Direi Francesco, c'era una domanda che voleva fare. I protagonisti credevano veramente in questa nuova stagione di apertura ai partiti del centro-sinistra? Risponderò brevemente. Alcuni credettero molto a questo, tant'è vero che si scontrarono con forti resistenze, e questo è il segno evidentemente di una convinzione profonda che ha animato per esempio Amintore Fanfani e Aldo Moro. Ecco, adesso allora passiamo proprio ad Aldo Moro. Il centro-sinistra non è per niente un passaggio scontato, bisognava persuadere, bisognava tenere unito, prima di tutto tenere unita la Democrazia Cristiana e poi l'ampio retroterra che la Democrazia Cristiana rappresentava. E quindi per persuadere ci vuole tempo, ci vuole anche un eloquio del tutto particolare, l'eloquio di Aldo Moro. Guardiamo adesso questo filmato e vedrete Aldo Moro prima in piedi e poi seduto, perché tiene un discorso lunghissimo, proprio perché bisogna accompagnare tutto il partito, tenerlo unito per fare questo famoso centro-sinistra. A Napoli, nel congresso del 62, la DC compie la sua scelta per gli anni 70. Getta un ponte verso i socialisti per acquisirli nell'area democratica. È una scelta di un partito giovane che sa porsi i problemi del futuro. Sulle tesi dell'onorevole Moro e dell'onorevole Fanfani si schiera la grande maggioranza del congresso. Al punto in cui sono le cose non si può volere tutto o nulla, bisogna provare. Noi non possiamo assumerci la responsabilità di non provare affatto. Chiara addirittura, chiarezza, coraggio, chiediamo ad essa che sia disposta anche a pagare il prezzo che una scelta difficile e che apre prospettive lontane forse richiede, ma più mi preoccupo della Democrazia Cristiana, più mi preoccupo della unità e della forza della Democrazia Cristiana, che sia pronta in ogni momento a presentarsi al Paese, a persuaderlo ed a tranquillizzarlo con la sua intatta forza ideale, a richiamarlo con un prestigio ed un'energia che ottengano risposta positiva per guidarlo ancora sulla via del progresso nella libertà. Torno alle antiche idee, ieri di pochi, oggi di molti. La battaglia muta forme ma non si interrompe. È battaglia perché la Democrazia Cristiana possa continuare a svolgere nelle forme che i tempi consigliano la sua storica missione, recando contributo del pensiero delle forze cristiane al rinnovamento morale e civile, al progresso economico, al rinsaldamento della libertà nella nuova Italia. Il Dio la illumini, i cattolici l'aiutino, i poveri la seguano. Allora la Democrazia Cristiana continuerà nella sua opera per il rinnovamento d'Italia. Abbiamo visto i protagonisti della Democrazia Cristiana quando l'Italia, è il titolo della nostra trasmissione, passa ad una nuova stagione politica. Dottoressa Nardelli, come rimane unito questo partito? Ma le immagini che abbiamo visto sembrano di rifarsi a rituali di vecchia tradizione, vecchi come impostazione. In realtà torniamo a quel dibattito di cui io parlavo prima, cioè a un partito che nella sua periferia comunque discute di questi passaggi con grande forza.
Pensiamo a un partito che ha nelle sue correnti interne l'Iniziativa Democratica, che nasce immediatamente dopo la morte di De Gasperi, poi ai Dorotei e poi alle correnti della base, eccetera. Ha una grande vitalità di idee, perché ogni corrente ha una rivista di solito. Le abbiamo digitalizzate, sono sul sito, sono visibili, sono scaricabili. È molto interessante perché c'è un dibattito davvero che va in profondità. C'è un fermento importante e significativo. Forse anche i nostri giovani hanno qualche curiosità a questo proposito. Ce l'ha la nostra aspirante linguista, futura linguista, che è Alessandra, no? Che stava seguendo con grande attenzione il discorso di Moro. Una domanda al professor Giovagnoli. Quali sono le caratteristiche dello stile di Moro, visto che si deve contestualizzare in una nuova realtà politica? I discorsi di Moro sono molto complessi e Moro è stato preso in giro per questo, per queste espressioni. Gli sono state anche attribuite fantasiosamente cose che lui non ha mai detto, come la formula delle convergenze parallele, che evidentemente è un non senso, ma suonava bene perché sembrava quello il linguaggio moroteo. In realtà noi abbiamo tutti i testi dei discorsi di Moro, in questo caso l'Archivio Centrale dello Stato, e noi vediamo che ogni discorso di Moro ha perlomeno 6 o 7 testi preparatori. Quindi vuol dire che erano lavori molto accurati e rispondevano a un'idea di fondo. Per Moro bisogna dire la verità. La verità è complessa e quindi bisogna trovare le parole giuste che esprimano la verità e che siano comprensibili. Ma la verità che è nella storia. Quindi la politica... Dietro c'è un'idea altissima della politica, come qualche cosa che realizza nella storia la verità. Ecco, prego. Sì, no, mi sembra che questo sia veramente il passaggio che marca la distanza rispetto a questo tempo, ma anche marca le molte suggestioni di questo tempo, di cui volevo insieme con voi vedere un altro contributo. Ormai il centrosinistra si è consolidato, ma certamente l'Italia, alla metà degli anni 60, ha una serie di problemi che troviamo in questo ulteriore contributo filmato proveniente dall'Istituto Sturz. Nel giugno del 1965, Rumor avvia i preparativi dell'Assemblea Nazionale del Partito. Egli conferma il valore delle scelte politiche fatte dalla Democrazia Cristiana. Vengono riconfermati gli obiettivi democratici del partito e l'opposizione ad ogni estremismo. All'Assemblea Nazionale di Sorrento, la Democrazia Cristiana discute sul distacco che talvolta si manifesta fra i partiti e la società in rapida e profonda trasformazione. Di qui la necessità per i democratici cristiani di adeguarsi, di interpretare puntualmente le esigenze e le aspirazioni che via via sorgono nella comunità. Siamo a metà degli anni 50 e quindi cominciano anche a porsi i problemi. Uno di questi problemi, che credo interesserà molto i ragazzi, è un problema ancora attualissimo, quello del rapporto e del distacco tra i partiti e la società. Molto brevemente, cari colleghi. Ma professore, bisogna tener conto che la Democrazia Cristiana, i membri della Democrazia Cristiana avevano il senso di essere tutti uniti in un progetto collettivo, per cui c'era un'ampia divaricazione di posizioni che però si interpretavano l'un l'altro in modo complementare. Oggi noi siamo abituati a una politica della contrapposizione, anche quando magari i motivi di contrapposizione non sono tanto forti. Allora che i motivi di contrapposizione erano molto forti, e proprio per questo c'era la preoccupazione da parte di tutti di trovare delle forme di collaborazione, anche quando c'erano giustamente opinioni diverse. Quindi è proprio un'altra logica, ecco, diciamo, che guidava la Democrazia Cristiana. Sì, e nelle carte si vede con grande chiarezza. Ci sono dei contrasti evidenti, ci sono addirittura negli anni 50 fra due personaggi come Gonella e De Gasperi, che in fondo rappresentavano una stessa posizione, erano due personalità straordinarie, però ci sono dei contrasti. Ma quello che prevale poi alla fine è l'idea di un partito che deve andare avanti insieme e che, se va avanti insieme, tanto più è forte nella sua proposta. In alcuni momenti chiave della storia del partito questo dalle carte emerge con straordinaria chiarezza. Anche perché il percorso dell'Italia, quando l'Italia è il nostro tema,
Il percorso dell'Italia a metà degli anni 60 è un percorso complesso, articolato. Il miracolo economico, il boom, conosce quel momento chiamato la congiuntura, cioè un momento riflessivo. Certo, siamo ancora con tassi molto alti di sviluppo. E allora la Democrazia Cristiana fa i conti con questa situazione. E vorrei proporvi un personaggio poco noto, molto meno noto al grande pubblico, ma certamente non a voi telespettatori, di Aldo Moro o di Amintore Fanfani, e cioè Mariano Rumor. Un modo per sottolineare come il vostro voto, e quindi la vostra scelta del 12 giugno, si inserisca in un quadro che ha per centro il vostro comune, la vostra città, la vostra provincia, ma che riguarda anche ciò che si è fatto, le ragioni per cui si è lavorato e ciò che dobbiamo ancora realizzare insieme. Vogliono essere inoltre un modo per sottolineare la coerenza e la continuità dell'azione della Democrazia Cristiana. Ben sappiamo quante critiche ci vengono rivolte, ma quale partito che abbia sulle spalle la responsabilità del governo in condizioni spesso tanto difficili va esente da critiche? Eppure noi abbiamo fiducia nel giudizio onesto dei cittadini che ben conoscono i grossi problemi politici, economici e sociali che abbiamo dovuto affrontare. Ma ciò nonostante, abbiamo creato le premesse di un costume democratico, abbiamo dato il via ad uno sviluppo economico moderno, alla formazione di una coscienza delle autonomie locali e dello Stato come comunità nazionale, e abbiamo sempre garantito la libertà dei cittadini e l'evoluzione ordinata del Paese. Ci sono stati certo inevitabili alti e bassi, ma nessuno può negare che la Democrazia Cristiana abbia assolto a questo suo dovere verso la nazione. Ci sono stati inevitabili alti e bassi. Questo intervento di Rumor è un intervento, come voi vedete, articolato, in cui si vuole trasmettere al Paese l'idea di una forza tranquilla. La Democrazia Cristiana, in un momento in cui la situazione diventa più articolata, perché la società italiana è in movimento, cominciano i cosiddetti movimenti collettivi, c'è fermento nell'Italia proprio anche in relazione e grazie al grande sviluppo del miracolo italiano e del boom economico. E allora, come rapportarsi con questa idea? Come entrare in dialogo, entrare in sintonia? Come continuare a proporsi come forza di governo? Noi non dobbiamo dimenticare che la Democrazia Cristiana per tutti questi decenni ottiene una larghissima fetta del voto italiano. Siamo sopra il 35%, intorno al 38%. Professor Giovagnoli, come si complica il quadro, non solo il quadro politico, perché c'è la formula del centro-sinistra, quanto il quadro complessivo dell'Italia negli anni 60? Ma gli anni 60 sono stati anni per certi versi entusiasmanti. E io credo che la ragione di fondo non sia solo nel progresso, nel benessere che si diffondeva, che naturalmente è una cosa molto importante, ma nel Vaticano II, nel Concilio Vaticano II, questo straordinario evento ecclesiale che ha riguardato la vita della Chiesa, ma che in realtà ha avuto dei riflessi in Italia, in tutto il mondo, di estremo rinnovamento. Anche la Democrazia Cristiana è stata una sfida a pensare più in grande, una sfida a vivere meno di rendita dal punto di vista, diciamo, del consenso politico e guardare invece appunto verso una nuova stagione. Questo a me sembra un elemento molto importante appunto di questa complicazione degli anni 60, però anche del fatto che sia stata una stagione di straordinaria speranza. Dottoressa Nardelli, questi partiti, ne abbiamo accennato prima, erano partiti molto strutturati, abbiamo parlato delle correnti, ma non ci sono solo le correnti, c'è anche una vasta rete di associazioni che gravitano intorno al partito, con cui il partito ha una serie di rapporti. E poi c'è il cosiddetto parastato, cioè ci sono gli enti pubblici che cominciano a svilupparsi in Italia, cui fa riferimento una importante fetta del sistema industriale. Ecco, come si strutturano tutta questa complessa rete e come questa rete può trovare una sintesi, se poi lei ci può dare anche una testimonianza sulla personalità di questo segretario politico e poi Presidente del Consiglio, Mariano Rumor. Ma io ho conosciuto
Rumor bene, era un amico dei miei genitori e quindi l'ho visto spessissimo a casa nostra e era un uomo molto gradevole. Era forse quello che vorremmo vedere tutti come uno straordinario preside, un uomo colto, un uomo interessante, un uomo paziente e soprattutto un uomo che aveva un'idea comunque molto alta della politica e pensava che la politica dovesse comunque svolgere anche una funzione pedagogica. Non ce lo dimentichiamo questo, perché la Democrazia Cristiana in quegli anni questa funzione l'ha svolta, portando le persone a pensare che comunque il compito della politica era di mettere insieme gli interessi dei più deboli e portarli a un obiettivo comune. Questo Rumor lo faceva, lo si sentiva, lo si percepiva. Il discorso di un collateralismo che in quegli anni funzionava è stato comunque sempre molto importante, finché c'è stato, è stato determinante anche. Ecco, il collateralismo sarebbe questo rapporto organico e anche armonioso, sia pure nella dialettica, certo, tra il partito e tutta quella rete di associazioni che poi fanno la caratteristica dell'Italia. L'Italia è un paese vivacissimo da questo punto di vista. Ma abbiamo visto un protagonista forse minore, ma come abbiamo detto non meno significativo. Abbiamo visto dei protagonisti maggiori, Aldo Moro, Amintore Fanfani, naturalmente De Gasperi. Credo che adesso i nostri ragazzi possano intervenire con le loro curiosità, con le loro domande. Una precisazione che i nostri autori ci ricordano. La dottoressa Nardelli si riferiva a suo padre Flaminio Piccoli. Flaminio Piccoli lo abbiamo visto nelle fotografie e negli RVM precedenti, è stato un importante dirigente della Democrazia Cristiana ed è stato segretario del partito proprio alla fine degli anni 60, un momento di snodo molto significativo. Gabriella. Allora Francesco, i nostri più giovani ospiti hanno sicuramente molte domande da porvi. Tu dicevi appunto quando l'Italia, allora quando in Italia si afferma, si definisce, cambia questo grande partito, tutto sta cambiando, è una fase di crescita economica, è il cosiddetto miracolo economico. Allora io volevo chiedere al professor Giovagnoli anche qual è il rapporto della Democrazia Cristiana, è un tema su cui poi torneremo in questo nostro viaggio, però sfioriamolo già adesso, con l'imprenditoria, con il mondo dell'imprenditoria italiana. Ma è stato un rapporto secondo me piuttosto fecondo, ma non privo di tensioni. Nella fase De Gasperiana, per esempio, De Gasperi è stato piuttosto critico verso gli industriali e l'Associazione Industriale Italiana e la Confindustria, perché riteneva che gli industriali non facessero il loro dovere, e cioè non investissero, non creassero posti di lavoro, non innovassero sufficientemente, tendessero a vivere ripiegati su se stessi e di rendita. Dopo di lui la stagione di Fanfani è andata ancora oltre su questa strada, creando un'industria di Stato che voleva avere esattamente la stessa funzione, cioè quella di stimolare l'industria privata, magari intervenendo nei settori dove l'industria privata non ha la forza di realizzare novità. Quindi credo si possa riassumere così, con un rapporto dialettico, ognuno ha la sua funzione, come è giusto che sia, ma senza nessuno sconto, ecco, da parte della politica nei confronti degli industriali. Michele. Io per la verità mi sono lasciato incuriosire e volevo lanciare una domanda un po' in maniera trasversale. Si è parlato del senso di rinnovamento che il Concilio Vaticano II ha dato, anche accompagnato il rinnovamento della Democrazia Cristiana intorno agli anni 60. Quali sono stati i rapporti della Democrazia Cristiana con il movimento cattolico dalla nascita e poi successivamente come si sono evoluti questi rapporti? Questa è una grandissima domanda. Proviamo a prendere dei pezzi. Flavia Nardelli ricordava all'inizio l'importanza del riferimento alla dottrina sociale della Chiesa e nello stesso tempo anche abbiamo sottolineato la capacità, tra virgolette, di imprenditoria politica di De Gasperi e delle diverse generazioni che De Gasperi ha tenuto vicino a sé per muoversi in questo nuovo mercato politico dell'Italia della liberazione e poi della Costituzione. Naturalmente poi questo segue anche le diverse stagioni della Chiesa italiana. Prima
durante e dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II. E anche i rapporti con una di queste realtà collaterali di cui si parlava prima, e cioè con l'Azione Cattolica, con le ACLI, con tutta questa varia rete dell'associazionismo cattolico. Sì, negli archivi voi trovate documentazione su questo, trovate testimonianza di questo, trovate l'attenzione di un partito che è consapevole di portare avanti determinati valori e che quindi ha la Chiesa come punto di riferimento, ma trovate anche la consapevolezza che una cosa è la Chiesa e una cosa è il compito dei laici in politica. Quindi questa è una dialettica continua e molto presente. Anche molto perché evidente. La Democrazia Cristiana è un partito che pesca largamente nell'elettorato, certo. Un partito di ispirazione cristiana in un'Italia che continua e continua per lunghissimi anni, direi fino ad oggi, a dichiararsi cristiana, ma appunto i voti che raccoglie sono dei voti basati su un preciso programma, il programma che abbiamo visto poi illustrato, questo programma di garanzia per l'Italia. Quindi anche rappresenta molto i ceti medi, quindi non necessariamente un elettorato che sia soltanto cattolico. Forse una parola va detta su una figura molto importante, che è quella di Giovanni Battista Montini, perché questa figura del sostituto segretario di Stato negli anni 40 ha accompagnato la nascita della Democrazia Cristiana e in qualche modo ha ripreso questa compagnia, diciamo così, quando poi è diventato Papa col nome di Paolo VI nel 1963. Certo, questa è un'altra figura che ha le sue radici nella storia antica del movimento cattolico. Stiamo avviandoci verso la conclusione e stiamo vedendo gli ultimi filmati che provengono dagli archivi dell'Istituto Sturzo. Vorrei chiedere alla dottoressa Nardelli come l'Istituto veicola questo suo patrimonio e come poi possiamo anche fruirne da casa, per esempio. Questa è una domanda a cui mi fa piacere risponderle, professor Bonini, perché l'Istituto da molti anni ha investito moltissimo cercando di rendere il proprio patrimonio fruibile per un pubblico di non addetti ai lavori. Dare il patrimonio dell'Istituto, metterlo a disposizione degli studiosi è quasi scontato. Metterlo a disposizione di un pubblico più ampio risponde invece a un'esigenza che noi riconosciamo valida, che viene dalla comunità europea addirittura. L'ambizione è quella di rendere questo patrimonio gestibile in maniera scientifica, ma per un pubblico di non addetti ai lavori. E l'unico modo, lo sapete bene, è la rete. Quindi abbiamo lavorato a digitalizzare, continuiamo a lavorare per digitalizzare questo patrimonio. Se voi andate a vedere il sito dell'Istituto, che è www.sturzo.it, voi trovate che nella home page, nel lato sinistro, ci sono una serie di portali che abbiamo realizzato via via nel tempo, che vanno da un portale su Sturzo a un portale su De Gasperi, a questo archivi DC in cui trovate, per darvi un'idea, tutti gli statuti del partito che si possono confrontare fra loro e che vi danno la dimostrazione di quello che noi abbiamo detto, cioè di questa esigenza di tener conto di quello che è il cambiamento della società di cui questo partito fino a un certo punto si è fatto carico. Grazie, quindi, grazie dottoressa. Abbiamo ancora una domanda dei nostri giovani. Pesa e che è importante che poi venga proprio da loro, Pierpaolo. Sì, certo. Io mi rivolgo a entrambi, sia alla dottoressa Nardelli che al professor Giovagnoli. Partendo dal presupposto che il miglior investimento che una società civile democratica, qual è la nostra, debba fare è investire sui giovani, su noi giovani, futura classe dirigente di un domani. Quale fu, rifacendoci al passato, il rapporto tra DC, quindi classe dirigente, e i giovani? Grazie. Ma io posso dirvi soltanto, farvi un'osservazione. Siamo arrivati, seguendo il professor Bonini, fino agli anni 60, fino al 68. Sapete che cosa è stato il 68 per i giovani, per i movimenti in Europa e in Italia? Bene, io devo dire che in quel periodo nelle carte del partito c'è un'attenzione straordinaria a quello che sta accadendo e non c'è mai chiusura, c'è dialogo, c'è attenzione e tentativo di capire di nuovo. Ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta, comunque l'atteggiamento è stato di apertura e di tentativo comunque di far proprie almeno le istanze migliori che venivano da quel movimento. Questo è evidentissimo.
L'espressione di questo è stata sicuramente Aldo Moro. Aldo Moro ha avuto un'attenzione ai movimenti sociali, appunto, alla fine degli anni 60, che è straordinaria, che appunto troviamo nelle carte, e che lo portò per un certo periodo a prendere le distanze dalla politica attiva, perché era talmente convinto che la novità che veniva dai giovani dovesse essere accolta in qualche modo da provocare una rifondazione della politica, cui egli cercò di poi dedicarsi negli anni successivi. Francesco, mi permetti di lanciare una provocazione che poi è colpa tua se io raccolgo, perché sei stato tu a mettermi questa pulce in altre discussioni? Allora, c'è a un certo punto una Democrazia Cristiana all'inizio che sembra apertissima ad avere dei giovani protagonisti, che ne sposino la causa, che ne portino avanti l'evoluzione. A un certo punto la sensazione è di un ricambio generazionale più faticoso. Ecco, molto bene. Io direi di fermare la domanda, perché ci vediamo questo filmato. E questo filmato vuole essere un bilancio della Democrazia Cristiana nell'arco di 30 anni e poi ripartirei proprio da qui. La Democrazia Cristiana, che rifiuta, che volta le spalle al fascismo, è impegnata alla sua repressione come la repressione della violenza. È impegnata a mantenere la libertà per gli altri, che non c'è quando comandano i fascisti o i comunisti. La Democrazia Cristiana crede nella famiglia, nella gioventù libera, nel libero individuo, nel dovere che ha lo Stato di intervenire quando l'individuo ha bisogno di aiuto. Intervenire garantendo non solo la libertà politica, ma tutte le libertà. La libertà è vita, la mancanza di libertà è morte. Il popolo italiano vuole essere libero. Vuole poter lavorare senza imposizioni, nella convivenza pacifica in casa e fuori casa, entro le frontiere e verso l'estero. Questa è anche oggi la proposta della Democrazia Cristiana. Lavorare e crescere con il paese, condividerne le difficoltà, lavorare per risolverle, essere presente con il suo impegno. Alla stanga, come disse una volta De Gasperi, per lavorare tutti insieme. Questo è un filmato a colori, siamo negli anni 70, siamo partiti 1946 dalle quattro libertà tra loro compaginate e siamo arrivati a questo filmato in cui si parla di libertà e si parla di garanzia della libertà. Ma vorrei far tornare i nostri ospiti alla questione che poneva Gabriella. Si riparla delle stesse questioni, nel frattempo il tutto non si è un po' sclerotizzato? Sì. Bisogna accettare questa provocazione. La Democrazia Cristiana è stato un grande progetto, ma a un certo punto la sua parabola è iniziata la fase discendente. Io vorrei dire uno dei motivi di questa fase discendente. Secondo me è il rapporto con la Chiesa, perché questo rapporto si è allentato nel tempo, in particolare negli anni 70 è diventato una maggiore distanza, e questo ha provocato due problemi, secondo me molto grossi. Uno, la fine di un certo ricambio che veniva proprio dal mondo dell'associazionismo cattolico, che garantiva in effetti anche il ringiovanimento dei quadri della Democrazia Cristiana. E l'altro è il rapporto con la società civile, perché la Chiesa in qualche modo garantiva per la Democrazia Cristiana ed era anche espressione presso la Democrazia Cristiana di tante voci che venivano nella società italiana. La Democrazia Cristiana è stato il partito italiano quando lo è stato grazie anche alla Chiesa, a questa funzione straordinaria che la Chiesa ha sempre avuto di mediare tra la società e la politica. Venendo meno questa mediazione, la Democrazia Cristiana si è sclerotizzata, nel senso che è diventato un partito di professionisti della politica di altissimo livello, perché bisogna riconoscerlo, ma senza questo scambio vitale con la società civile, in particolare con i giovani. Certo, i partiti cambiano un po' in tutto l'Occidente, infatti un famoso politologo ha coniato alla fine degli anni 60 la categoria del partito pigliatutto, cioè i partiti che sono fortemente strutturati e fortemente presenti nella società e in qualche modo si autonomizzano dalla società medesima. Possiamo forse riprendere questa idea che la Democrazia Cristiana autopropone nel 1975, un altro anno fondamentale, anche se ormai completamente fuori dal nostro percorso, che ha insistito soprattutto sul miracolo, sul boom economico, sulla ricostruzione italiana. Ma in qualche modo si traggono gli insegnamenti e i frutti di questa ricostruzione intorno appunto all'idea di libertà. Come si declina l'idea di libertà tra gli anni 60 e gli anni 70, dottoressa Nardelli? Ma io devo dirle, professore, che
concordo su quello che dice il professor Giovagnoli a proposito di un partito che si taglia i collegamenti attraverso la fine del collateralismo con quelli che sono le forze vitali della società e quindi non ha ricambio. E allora questa libertà che viene garantita è più una libertà da uomo economico che non da cittadino. È un momento di crisi questo, e è un momento di crisi che poi andrà avanti e troverà degli sbocchi diversi. Perderà comunque sempre quel valore di fondo che fino a questo momento avevamo visto prevalere. Direi che queste sono le cose che si notano. Resta l'idea di fondo di una forza tranquilla che può garantire il Paese. E il Paese, in effetti, in anni che accelerano i cambiamenti, ha bisogno di garanzie. Siamo alla conclusione di questo nostro ulteriore capitolo del viaggio che stiamo sviluppando sull'Italia, sugli italiani. Quando l'Italia? Gli anni della ricostruzione, del miracolo italiano. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio voi che ci avete seguito da casa e vi do appuntamento ad un'altra puntata. Guardiamoci l'ultimo RVM, l'ultimo spezzone che proviene dall'Istituto Sturzo e che ci dice come la Democrazia Cristiana, il filmato è del 1963, si proponeva al Paese. 20 anni di nuova storia italiana, regolati dalle scelte e dalle originali intuizioni della DC, sostenuta con fiducia dagli elettori anche nei momenti difficili. Neppure oggi esiste un'alternativa alla Democrazia Cristiana.